16 ottobre, 7 gradi, nuvoloso, nubi cupe e qualche breve pioggia al mattino. Bossetti ha tagliato i capelli, cortissimi ai lati, più alti sul capo e sulla nuca, lasciano intravedere l'inizio di un incipiente progressivo grigiore. Sembra più magro e più provato. Stavolta, appena entrato nel recinto di vetro blindato, un piccolo rettangolo si accomoda nella sedia rivolgendo le spalle al pubblico. Evita così l'osservazione di qualcuno che ancora dopo tante udienze rimane incuriosito dalla sua presenza e dai suoi atteggiamenti. Seduto, si strofina lentamente le mani, una con l'altra, ed intanto in tanto gioca con la fede che porta sull'anulare della mano sinistra, roteandola intorno al dito stesso con le dita dell'altra mano. In apertura d'udienza, gli avvocati della difesa chiedono che sia dato corso a alla loro richiesta di dissequestro della macchina del loro assistito, la Volvo V40. Viene espresso parere favorevole a questa richiesta dal momento che gli accertamenti sul mezzo oggetto del dissequestro sono stati abbondantemente ultimati. Sarà affidata la Volvo V40 alla moglie Comi Marita. Dalle analisi effettuate dai RISE sulla Volvo non è stato trovato nulla di particolarmente interessante. Mentre sull'autocarro Iveco Daily che l'imputato usava per lavoro, le analisi avrebbero portato a stabilire che le fibre tessili riscontrate sugli indumenti di ara sono compatibili con le fibre tessili dei sedili dello stesso furgone. Gatti Giuseppe, maresciallo Carabinieri Ros di Brescia, sezione anticrimine, incaricato delle analisi dei tabulati telefonici e delle celle telefoniche per conto della Procura. Il gestore delle celle prese in esame, sottolinea il maresciallo Gatti in apertura di udienza, è la Vodafone, che attraverso i suoi ingegneri ha provveduto a fornire le mappe delle celle. Le mappe delle celle a disposizione dei consulenti dell'accusa evidenziano le mappe utilizzando colori per distinguere meglio le relative zone. In bianco e nero quelle a disposizione della difesa. Campurini chiede di ottenerle a colori per una migliore visione, altrettanto fanno gli avvocati di parte civile. Su richiesta del pubblico ministero Letizia Ruggeri il test fa presente che i dati dei tabulati telefonici individuano il numero della SIM, il nome dell'utente, le celle utilizzate per chiamate vocali per sms, l'orario, la data, la durata. La Ruggeri. Le celle che dimensioni di aree possono coprire. Gatti. Le dimensioni delle aree coperte dai segnali possono essere diverse variare a secondo della maggiore o minore potenza degli apparecchi utilizzati da ciascuna cella e dalla posizione geografica in cui è ubicata. Di norma la copertura è di 20 km. L'analisi dei tabulati telefonici e la verifica delle celle agganciate permettono di stabilire se l'utente è presente o meno in determinati posti. Casa, abitazione, palestra o altro. Pubblico ministero. Avete verificato se questa mappa redatta dagli ingegneri della Vodafone identifichi i luoghi di interesse degli utenti Vodafone? Gatti, il gestore della SIM utilizzata dalla ragazza nel suo telefonino è la Vodafone. I dati sulle celle agganciate si ricavano dai tabulati del traffico telefonico. Ruggeri, quale. Sono gli ultimi contatti rilevati sul tabulato il 26 novembre 2010, giorno della scomparsa. Gatti, tre messaggi, due in entrata, uno in uscita. Uno alle 18.25 aggancia la cella di Ponte San Pietro. Iara riceve un sms dall'amica Martina Dolci. A che ora ci dobbiamo trovare domenica? Si tratta della gara di ginnastica in programma per la domenica successiva 28 novembre 2010. La cella è quella di Ponte San Pietro che copre anche la palestra. Iara è in palestra, non risponde subito. La risposta di Iara all'amica Martina sempre tramite sms è delle 18.44. Dobbiamo essere lì per le 8. La cella è quella di Ponte San Pietro, compatibile con il centro sportivo di Brembate di sopra. Alle 18.49 un messaggio SMS in ingresso da parte sempre di Martina Iara. Ok, grazie, ciao. La cella è quella di Mappello, via nata, settore 1, compatibile con l'isolato dove trovasi la casa di abitazione di Iara e anche compatibile con la palestra. Alle 18.49 non si capisce se Iara legge o no l'ultimo SMS ricevuto dall'amica. Alle 18.55 la cella di Brembate di sopra, via Ruggeri, a nord della palestra, di individuare il cellulare di Ara. Ruggeri, dopo le 18.55, ancora traffico. Gatti, alle 18.55 il telefonino è ancora agganciato a rete. Esce, rientra in copertura, zona in cui non riceve, non raggiungibile. Alle 19.10, alle 19.11, chiamata in ingresso cella non presente in questo evento. È la mamma di Iara, Maura Panarese, che è preoccupata dal fatto che Iara non sia ancora rincasata, cerca di contattarla tramite cellulare. Ma come affermerà la madre, dopo tre squilli entra in funzione la segreteria. Riproverà ancora, mascata immediatamente, la segreteria senza effettuare alcuno squillo. Alle 19.15, tre squilli. Respingimento della chiamata, non c'è stato respingimento, era spento. I tabulati sono quelli avuti dalla Vodafone, Ruggeri. La cella di Ponte San Pietro: che area copre Gatti? La cella di Ponte San Pietro copre la palestra via Rampinelli, via Morlotti. La Ruggeri: la cella di Mappello, Gatti? La cella di Mappello copre il centro sportivo, via Rampinelli la cella di Brembate sopra, via Brembate, la palestra, via Morlotti e via Rampinelli. Verifiche, tabulati, bossetti, giorno 26 novembre 2010. Alle 9.57 riceve una telefonata dalla sorella Laura e al lavoro a Palazzago. Alle 10.59 è la volta dell'utenza del cognato Agostino Comi ad essere presente. Alle 14.13 Bossetti chiama Mazzolini Osvaldo, cognato e anche collega di lavoro nel cantiere di Palazzago. Dal tabulato non si riscontra la cella agganciata, in quanto il cellulare risulta forse spento o segnale assente e mancante. Mazzolini Osvaldo chiama Bossetti alle 15.27, alle 15.33 e ancora alle 15.47. Tre chiamate in entrata. Bossetti non risponde subito. L'attività del cellulare di Bossetti ricompare alle 17.45. Bossetti chiama il cognato Mazzolini Osvaldo. Aggancia la cella di Mappello via Nata settore 3 che copre sia la palestra che la casa di Bossetti. In base a questo dato, la difesa sostiene che il giorno Bossetti era. In casa, mentre l'accusa al contrario sostiene che era fuori casa dal momento che quando Bossetti è in casa viene servito nella stragrande maggioranza dei casi dalla cella di Terno d'Isola via Carbonera e non dalla cella di Mappello via Nata, settore 3. A riprova che non fosse in casa, come sostiene l'accusa, è che la cella di Terno d'Isola su 5.764 chiamate richieste ha servito Bossetti quando in casa per 3.953 volte. Ha valorato anche dal fatto, sempre secondo l'accusa, che il 29 maggio, quando Bossetti era solo in casa al computer facendo delle ricerche su Google, sulle tredicenni veniva servito proprio dalla cella di Terno d'Isola e non da quella di Mappello. Da notare inoltre, secondo i dati riportati, che su 5.764 chiamate richieste, solo 356, la cella di Mappello, via Nata, settore 3, ha servito l'abitazione della famiglia Bossetti quando i componenti erano all'interno. Da dichiarazione tenente colonnello Michele Lorusso, a livello processuale ciò che conta non è stabilire dove esattamente fosse tramite i luoghi identificati dalle celle, ma che fino alle 17.45 l'imputato era nello stesso ambito territoriale della vittima. Sarebbe stato un alibi per l'imputato se il telefonino fosse stato censito altrove. Dopo le 17.45 non c'è più traffico. L'utenza ricompare il giorno successivo, il 27 novembre 2010 alle 7.34 il 29 novembre al mattino alle 9.25 chiama il commercialista la cella agganciata è quella di Bonate sotto altra chiamata al commercialista risulta in data 5 novembre il 9 dicembre del 2010 Massimo Giuseppe Bossetti acquista un metro cubo di sabbia chignolo d'isola dalla ditta edil Bonacina di Chignolo d'isola L'acquisto della sabbia e le relative bolle di consegne e fattura sarebbero serviti a Bussetti solo per giustificare la sua presenza a Chignolo d'isola e secondo gli inquirenti per recarsi al campo di Chignolo luogo del ritrovamento del corpo cadaverico di Ara. Telefonate tra Bussetti e la moglie marita come. Dal 21 novembre 2010 al 28 novembre 2010 non risulterebbero conversazioni telefoniche o sms tra i coniugi. Sempre in base ai tabulati, un intenso traffico di chiamate e di incrocio di telefonate avviene tra i familiari nel giorno precedente, 26 luglio 2012, giorno precedente e nel giorno 27 successivo, 27 luglio 2012, giorni in cui Esther Azzufi, la madre di Massimo Bossetti, Viene chiamata per il prelievo salivare in questura. Ancora telefoni bollenti il 26 febbraio 2011 e il 27 febbraio 2011. Dopo la convocazione per il prelievo salivare notificatagli il 26 luglio 2012 per presentarsi l'indomani alle ore 10 in questura, Esther Arzuffi si mette in contatto con i figli. Alle 12.45 alle 12.58 chiama Fabio. Un'ora dopo, circa 13.23, chiama Massimo all'utenza fissa di casa e poi ancora intrecci di comunicazioni tra Marita Comi e la suocera Esther Arzufi, tra Marita e suo marito Massimo Giuseppe Bossetti tramite sms. La Ruggeri, quella che mi interessa, è quella del 29 maggio 2014. Dalle 9 in poi, Bossetti, che traffico ha? Gatti, alle 9.46 Bossetti chiama Andreoli Costruzioni da di lavoro. Alle 9.49 è agganciato alla cella di Terno d'Isola, via Carbonera, la cella che, sul piano numerico, in base agli agganci testimonia nella stragrande maggioranza dei casi che lui è in casa. Da testimonianze precedenti, in base ai tabulati telefonici, risulta che Bossetti è in casa. Sta effettuando delle ricerche manuali al computer che riguardano l'individuazione di ragazze con vagine rasate, ragazze con poco pelo, ragazze sesso salomaso. È assente dal cantiere per problemi fisici, mal di schiena. La moglie è fuori. Il cellulare di Bossetti è in casa. Alle 10.53 invia un sms alla moglie. La cella Ponte San Pietro via Marconi. La Ruggeri. Bossetti aveva altre utenze? Chi le usava, Bossetti o qualche altro? Queste ed altre domande ancora da parte del PM Ruggeri. È la volta dell'Avvocato di Parte Civile Andrea Pezzotta. L'Avvocato di Parte Civile fa notare che da un rapporto redatto dai carabinieri risulterebbe che le celle di Chignolo d'Isola, un totale di 10 celle, risulterebbero agganciate dal cellulare dell'imputato solo 13 volte prima del 26 novembre 2010, data della scomparsa di Iara. e ben 195 dopo la data del 26 novembre 2010, e che tra il 29 novembre e il 30 novembre l'utenza serve il cellulare di Massimo Bossetti ben 10 volte. Per sotta, avete fatto un'analisi sulla cella di Chignolo d'Isola? Dopo la scomparsa di Iara l'utenza di Bossetti aggancia tra periodi precedenti e periodi successivi 482 volte la cella. Inoltre dal 26 novembre 2010 al 30 maggio 2011 la cella di Chignolo d'Isola viene agganciata dall'utenza in dotazione a Bossetti 185 volte, come da rapporto dei carabinieri e solo 13 volte prima della sparizione. Brusio e sguardi increduli tra il pubblico. Il maresciallo Giuseppe Gatti cerca di fornire una risposta sogliando tra le note dei suoi tabulati. La risposta non è immediata, passa dal tempo, mentre il pubblico complice anche il silenzio creato in sala, pensa a quell'enorme disparità numerica di telefonati e agganci tra il periodo prima della scomparsa e quello successivo. Sembra sorpreso persino l'imputato Bossetti. In risposta la difesa fa presente che le celle di Chignolo d'Isola servono anche la zona di Bonate dove Bossetti lavorava in un cantiere e che le stesse celle servono anche Terno d'Isola dove abitano i genitori di Bossetti e inoltre che 135 chiamate sono successive al 26 febbraio 2011, data del ritrovamento del cadavere di Ara. Chignolo d'isola è coperta da 10 celle. Il numero delle celle dipende da quanta popolazione gravita intorno. La cella di Palazzago, 494 volte dopo il 26 novembre 2010. L'analisi sui dati dei tabulati è certosina. Continua, si fa riferimento ad una telefonata dall'utenza fissa di Bossetti, Massimo Giuseppe diretta Bossetti Giovanni ed Ester del 26 febbraio 2011 alle 19.05. È il giorno del ritrovamento di Iara nel campo di Chignolo. In merito a questa telefonata Giovanni Bossetti afferma in mette verbale che Massimo Bossetti aveva invitato la madre Estere affinché lo raggiungesse presso il campo di Chignolo. Difesa. Paolo Camporini rivolto al maresciallo Gatti. Analista dei tabulati telefonici a celle telefoniche. La sua esperienza se l'è fatta sul campo? Sì, la risposta è frutto di anni di lavoro nel settore di qualche lettura. Nella relazione cita la bibliografia facendo riferimento a un testo di un certo professore Pozzato di Pordenone, un testo del 2008. Che parla di antenne per la telefonia cellulare. Camporini. Bene, parliamo la stessa lingua, mi tranquillizzo anch'io. È cambiato qualcosa nella tecnologia? È cambiato qualcosa? Tecnologie obsolete o attuali? Presidente Antonella Bertoia. Rivolta al maresciallo. Esiste qualcosa di nuovo che possa inficiare e rendere obsoleta nel risultato, oltre che nel merito il lavoro sinora svolto? Camporini, sono state verificate le tipologie dei telefonini in dotazione a Bossetti? Dal punto di vista dei rilevamenti cambia qualcosa? Più o meno dati, capacità di trasmissione e ricezione? In mancanza di precisa risposta da parte del maresciallo a questa domanda, il difensore Camporini: Avremo qualcuno che spiegherà. Letizia Ruggeri, sarcastico, lo voglio proprio vedere. È il preludio di un più violento scontro che più avanti si verificherà tra il PM Ruggeri e gli avvocati difensori. Insiste Camporini: Che distanza possono coprire le celle? Gatti, 20 km. La risposta si fa osservare che in un passo della relazione viene riportato anche un dato di 35 km. Tenendo conto di questi ragionamenti, se vado su un'altra cella si può andare oltre i 35 km. Gatti, non le so rispondere. Campurini, un esempio, se io faccio una telefonata da quest'aula e la cella del Tribunale è intasata, posso agganciare un'altra cella che è a 20 km di distanza? Gatti per me è improbabile, però non è detto che sia impossibile, non so. Camporini, senta, tutte queste attività sono state fatte anche sul telefonino di Iara? È stata chiesta anche per Iara un'analisi così dettagliata? Gatti, sì, ma non un'analisi così metodica. Spiega Gatti, la cella normalmente viene individuata da 10 numeri, i primi numeri, 2, 2, 2, indicano l'Italia, i numeri 88, il gestore Vodafone, altri numeri indicano il settore e via di seguito. Il settore c'è sempre. Camporini, si è verificato che tutte le celle non presentassero guasti, problemi di manutenzione? Gatti, secondo la Vodafone il 26 novembre nelle zone oggetto d'esame non sussistevano di servizi. È stato fatto un solo intervento tecnico, ma non in questa zona. Ancora si chiede se possono verificarsi variazioni di copertura in modo automatico o se è possibile che queste possano avvenire ad opera di qualcuno. Gli avvocati della difesa proiettano sul monitor un'immagine dove vengono indicati i paesi teatro della sparizione di Iara. I punti in cui sono situate le varie celle e indicate tramite linee rosse le varie direzioni servite a cui si agganciano le utenze. 26 novembre 2010, IARA, cella Mappello, via nata. Interviene il PM Ruggeri che chiede in maniera perentoria qual è il tecnico autore dell'immagine. I nostri tecnici la risposta: Non pago il PM in calza. Cosa sono le linee rosse? Chi le ha tracciate? La direzione l'ha fatta lei? Salvagni, è una riproduzione grafica fatta dal nostro consulente tecnico. Ruggeri, è un informatico? Non lo conosco. Che titoli ha? Salvagni, l'analisi del nostro tabulato è fatta sulla mappatura ufficiale che è quella redatta dagli ingegneri della Vodafone. Il suo è un titolo accademico. Ruggeri, come li ha tracciati? C'è la tre raggi disegnate a capocchia. Il dibattito diventa incandescente. Claudio Salvagni fa da scudo al suo consulente a capocchi, a lei non me lo può dire. Di L'ira funesta del PM Ruggeri sembra placarsi mentre il consulente della difesa è paunazzo ed incredulo di fronte a tanto Livore. Masti amaro, rimane quasi impaurito. Il pubblico ministero Letizia Ruggeri chiederà poi scusa. Claudio Salvagni esplicita nel frattempo un assioma. Posto che l'onda non fa le curve... La sua disamina viene interrotta dall'intervento di Andrea Pezzotta che fa notare che l'immagine fotografica proiettata sullo schermo, quella realizzata dal consulente della difesa, non è agli atti e quindi non deve essere oggetto di discussione. Maresciallo dei Carabinieri, la mia qualifica nasce dall'esperienza. Il giorno 26 novembre 2010... Iara gancia il settore 1, Bossetti il settore 3, due settori, uno opposto all'altro rispetto alla palestra. La palestra è dalla parte opposta, ogni cella è composta da tre settori, ogni settore copre 120 ⁇ si, si raggiungono così 360 ⁇ di copertura totale di quella zona. Bucchi telefonici, rapporti tra marito e moglie. Frequenza di chiamate telefoniche o sms fra di loro. Vengono proiettati dei grafici sul monitor che riproducono l'andamento delle telefonate, delle chiamate dei mesi di novembre e ottobre tra i due coniugi. Apparecchi cellulari in uso all'imputato. Bossetti disponeva di un cellulare Noxia 3220, un cellulare Samsung. Con Sim Vodafone, un altro cellulare Nuxia sempre Sim Vodafone, Pelillo, il 26 febbraio 2011, giorno del ritrovamento del cadavere di Yara, lei ci può dire che tipo di traffico ha utilizzato l'imputato? La domanda di Pelillo rivolgendosi a Gatti: Qual è il suo traffico dati, il traffico a voce e a che ora? Gatti. Dalle ore 21.15 alle 21.54 viene registrato un traffico dati sviluppato sui cellulari. Per effettuare questo traffico sui cellulari viene tolta la SIM dal cellulare Nossia e trasferita nel cellulare Samsung, tolta ancora la SIM dal cellulare Samsung per un altro cellulare. Perillo, l'imputato, nello stesso giorno, per navigare su Internet, ha fatto transitare la sua SIM su tre telefoni diversi. Alla domanda se sia stato mai accertato un traffico dati tra Bossetti e Iara, il maresciallo Gatti conferma che nessun contatto con i tre telefonini di proprietà dell'imputato è avvenuto tra lui e Iara. Riccardo Polzone, maggiore comandante del nucleo investigativo Carabinieri di Bergamo, dai primi di settembre del 2012 ha provveduto personalmente all'arresto di Massimo Bossetti ha provveduto personalmente all'arresto. Sono le ore 17 del pomeriggio 16 giugno 2014 quando in un cantiere edile di Seriate, posto in via Marie Curie, d'accordo con il capo cantiere Pietro Manenti, si dà inizio alle operazioni che porteranno all'arresto dell'imputato Massimo Bossetti. Su domanda del pubblico ministero Letizia Ruggeri, il maggiore fa presente che dai primi di settembre del 2012 si è occupato del caso di Ara Gambiraseo. Al momento dell'irruzione nel cantiere Massimo Bossetti si trova al secondo piano del ponteggio intento alla realizzazione di una soletta. Le operazioni di costruzione riguardano la realizzazione di un piccolo immobile. Al momento si stava procedendo all'armatura di una soletta. L'imputato lavorava lì dal 2 febbraio 2014. Lavorava ininterrottamente, sono stati acquisiti i giorni di presenza dal geometra dell'impresa. Risulta assente dal 26 maggio 2014 al 2 giugno 2014 per motivi di malattia, mal di schiena. Dopo tale data rientra al lavoro. L'operazione finalizzata all'arresto scatta alle ore 17 del pomeriggio del 16 giugno 2014. Arrivati in Borghese con la fascia piccola carabinieri con la scusa di effettuare dei controlli se all'interno si trovasse personale straniero assunto irregolarmente, l'accesso era finalizzato ufficialmente a questo tipo di controllo, anche se il vero scopo era quello di fermare e procedere all'arresto di Massimo Bossetti. Appena siamo arrivati, tutti gli operai e il capocantiere sono rimasti molto stupiti ma tranquilli. Hanno smesso tutti di lavorare, intenti ad osservare ciò che stava accadendo. L'unico che mostrava uno stato di preoccupazione e agitazione era l'imputato. Il maggiore continua, tutti gli altri operai si sono diritti verso i carabinieri. Bossetti si trovava al secondo piano del ponteggio. Mi sono arrampicato sulle impalcature dall'esterno. Ho raggiunto l'imputato che dava l'impressione di accennare a una fuga dirigendosi verso la scaletta che portava al primo piano. Bossetti in questa occasione scuote vigorosamente la testa in senso di diniego e proferisce in aula le prime due uniche sue parole sinora dette, assolutamente no, assolutamente no, in aggiunta alle tre parole pronunciate in un'udienza precedente quando gli si contestava la stessa cosa, il suo tentativo di fuga. In quell'occasione, sempre scuotendo il campo, si lasciò scappare un secco no, non è vero, L'avvocato difensore Paolo Camporini, quasi alzando la mano, domanda posso intervenire? Secca la replica del PM. No, non può intervenire. Bossetti parla e suggerisce qualcosa al suo difensore che velocemente prende appunti. Dopo il battibecco tra il pubblico ministero e l'avvocato difensore, il maggiore Riccardo Ponzone continua. Gli sono andato dietro intimandogli di stare fermo. Ho chiesto, lei è italiano? Sì, la risposta. Lei è Massimo Giuseppe Bossetti, sì. È stato circondato, fatto inginocchiare e ammanettato. Non ha opposto resistenza. Si è provveduto poi a requisire le chiavi del furgone Iveco Daidi di colore verde acqua con il quale si era recato al lavoro. Il telefono con la sim corrispondente intestata a lui. Altresì requisita la borsa con gli strumenti da lavoro. Gli operai chiedevano per quale ragione lo stavamo portando via. Dicevano di trattarlo bene perché era malato. Trattatelo bene. Anche la raccomandazione del capocantiere Pietro Manenti. È stato poi portato nella caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri. Abbiamo atteso il PM e si è proceduto all'interrogazione. Bossetti non ha risposto. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'intera operazione ha visto la partecipazione di 30 militari fra polizia e carabinieri che nell'occasione indossavano le pettorine d'ordinanza. Il Maggiore risponde ora agli avvocati difensori, precisa su richiesta che c'era una sola scala. Poi il Maggiore continua, sono salito dalla parte esterna, avevo individuato e seguito Bossetti da casa sua fino al cantiere sin dalle ore 4-5 del mattino. Durante le operazioni dal fermo e dall'arresto tutti gli operai al piano terra erano fermi a guardare. Cessata, zerata ogni attività, tutti a guardare. Su domanda il maggiore precisa che Bossetti aveva gli stivali e che non erano sporchi di cemento. Il racconto dal maggiore continua, non stava eseguendo alcun lavoro, era fermo davanti a me e mi guardava, guardava e si muoveva nella passerella. Due telecamere hanno ripreso il tutto. Si chiede di proiettare in aula lo spezzone del filmato dall'arresto di Bossetti. Per gli avvocati difensori, guardando ripetutamente il filmato fotogramma per fotogramma la moviola, non si evince che il loro assistito abbia accennato a un tentativo di fuga. Per il maggiore Riccardo Ponzone la percezione era che stava scappando e, come testimoniato in una precedente udienza dal militare che aveva provveduto a riprendere con la sua telecamera l'intera operazione, che Bossetti avesse intenzione di voltare l'angolo. Inesorabile la difesa precisa che quando il maggiore si è arrampicato, Bossetti era fermo, era fermo, quasi ad aspettarlo. Dal momento precisano i difensori che, quando lei sale sulla saletta, Bossetti è ancora lì, sta scappando, sta scappando. Forse sono queste parole che si sentono durante la proiezione delle fasi dell'arresto che fanno immediatamente pensare a una fuga del imputato, in contrasto però con quelle del capocantiere, non scappa, non scappa nessuno e che invita il suo dipendente a consegnarsi con un amichevole paccato, ma scendi, dopo aver provveduto all'arresto siete rimasti molto tempo lì ad aspettare, perché? Imbottigliamento di macchine è la risposta, c'era anche la polizia, i nostri e i loro mezzi relativi al trasporto di 30 militari e dell'imputato creavano un imbottigliamento, Roberto Canzanella, maresciallo capo, ha partecipato alle operazioni di arresto unitamente al Maggiore. Il maresciallo Roberto Canzanella era già sul posto in nuova scomperta per tenere sotto osservazione tutto il cantiere e chi ci stava dentro. Dalla mattina presto il cantiere veniva monitorato in continuazione dal personale in borghese. Tra questi anche il maresciallo capo Roberto Canzanella, che era già sul posto in avva scoperta per tenere sotto osservazione tutto il cantiere e chi ci stava dentro. Operava il Canzanella tra il gruppo dei 30 militari che, come già detto, avrebbe dovuto simulare un controllo per verificare la presenza nel cantiere di operai stranieri o meno. Esaminando i fotogrammi del filmato dell'arresto che scorrono nel monitor, chiede lumi circa l'esatto punto in cui egli si troverebbe in una determinata fase dell'operazione. Il maresciallo indica una posizione ma viene corretto dall'avvocato. Lei alla base non c'è, come ha fatto a vedere i movimenti? Lei ha visto altri movimenti. Dove l'ha visto se non si vede? Lei ha visto oltre questa immagine, come ha fatto? E ancora, Bossetti era sotto la sua visuale, quindi era fermo. Il maresciallo riesce in qualche modo a rispondere ai vari quesiti, non senza lasciare adito a qualche perplessità circa la sua spiegazione, quando conclude che Bossetti, dopo l'iniziale apparente tentativo di una fuga, in questa fase dell'arresto era fermo ad osservare. Il tempo per altre due domande. Aveva i piedi nel cemento? Nel cemento no, aveva attrezzi in mano? No. Il maresciallo, prima di concludere la sua testimonianza, e in riferimento alle raccomandazioni proferite dai colleghi di lavoro di Bossetti durante le fasi d'arresto, trattatelo bene perché ammalato, tende a precisare che ha voluto approfondire l'argomento sulle malattie di Bossetti, chiedendo all'UMI al capo cantiere, il quale afferma che Massimo gli avrebbe confidato di avere tre tumori. Non pago della spiegazione, il militare precisa ancora di aver chiesto all'interessato Massimo Bossetti che tipo di malattie avesse, Olernia, la risposta di Bossetti, il Presidente Antonella Bertoia, in chiusura comunica che la prossima udienza avrà luogo in data 21 ottobre mercoledì alle 9.30, sarà sentito il Comandante di, RIS di Parma Gian Pietro Lago, l'Avvocato Paolo Camporini fa presente che la difesa non è il carteggio totalmente completo per affrontare in tale occasione il controesame Nonostante invii in continuazione delle mail di sollecitazione in proposito per ottenerlo, secca anche in questo caso la perentoria risposta del Pubblico Ministero Letizia Ruggeri. Il test non può essere sottoposto ad un controesame condizionato. Rassegna Stampa, non udienza, venerdì 16 ottobre. Rassegna Stampa, il giorno. L'arresto nel cantiere Edile. Bossetti fu l'unico a cercare di scappare. In aula parlano i carabinieri che gli misero le manette ai polsi. Libero, l'accusa in calza Bossetti. Prima della scomparsa di Iara non era in casa. Corriere della sera, Pignolo d'isola, l'ossessione di Bossetti. Il cellulare aggonciò 208 volte la cella compatibile col campo dove Iara fu uccisa. Prima della scomparsa 13 volte, poi 195. Il fermo nel cantiere. Gli operai dissero di trattarlo bene perché è malato. Recco di Bergamo. Bossetti, ipotesi di fuga? L'imputato assolutamente no. Tentò la fuga per le scale. Bossetti reagisce. È falso. Battaglia sulle celle. Accusa quella sera era lì. Difesa. No, era a casa sua.